Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente oggi è un risveglio come si deve con una vittoria dell'Inter dopo tre partite che non ci risvegliavamo con una vittoria. Finalmente ieri sera siamo tornati alla vittoria e meno male perché anche ieri sera si era messa non male, di più perché ci si era messo pure Handanovic a fare le cappelle. Incredibile, Handanovic. Ieri sera cosa gli è preso? Non lo so. Sembra che. Cioè, secondo me, raga, non è Brozovic quello che gli ha ritirato la patente, quello che hanno trovato positivo all'alcol test. Quello in macchina era Handanovic. Secondo me si sono confusi e hanno fatto il nome sbagliato. Perché ieri sera Handanovic era completamente ubriaco. Ubriaco ieri Handanovic, qualcosa di assurdo, ma non solo per la papera fatta. Cioè, proprio in molte situazioni, in alcune situazioni, proprio non usciva dalla porta. Cioè, boh. Ieri sera Andanovic, però vabbè, può capitare, Andanovic è sempre stato, diciamo, l'unico di cui potersi fidare. Ieri sera, vabbè, ha scazzato un po' la partita, anche un po' col Verona, però ieri sera l'ha proprio scazzata Andanovic. Ieri sera proprio Samir l'ha scazzata, comunque oggi è il suo compleanno, facciamogli tanti auguri al nostro capitano, Samir Andanovic. Parlando della partita, raga, finalmente sono arrivati i 3 punti, che sono la cosa più importante in questo momento. Siamo al secondo posto, a meno 8 dalla Juve, che vabbè, raga, ormai non. Sinceramente io ci credo poco, raga, perché come faccio a crederci? Siamo a meno 8, mancano 6 partite, come quando li perde la Juve 8 punti in 6 partite? Mai. Abbiamo agganciato la Lazio, per cui buono, raga, molto molto buono, meno male perché ci voleva, perché veramente non fossero arrivati i 3 punti neanche ieri sera sarebbe stato davvero una disgrazia davvero. Nulla, raga, parliamo un po' di quella che è stata la partita di ieri sera. Un primo tempo brutto, cioè nel senso non brutto. Il primo quarto d'ora abbiamo aggredito bene, abbiamo giocato bene, siamo subito partiti all'attacco forte, però alla fine occasioni nitide ne abbiamo avute pochissime, davvero poco poco. L'unica occasionissima del primo tempo l'abbiamo avuta perché il Torino ha sbagliato un disimpegno difensivo clamoroso e Lautaro si è sbagliato il gol davanti a Sirigu, non era facilissimo perché era da posizione defilata e secondo me, raga, lì Lautaro doveva alzare la testa e vedere Borja Valero al limite dell'area da solo a porta vuota, secondo me. Poi siamo andati appunto in svantaggio con una cappella clamorosa di Handanovic, come già detto. Handanovic che però, raga, c'è da dire, ci ha salvato verso la fine del primo tempo su un tiro di Ansaldi che all'apparenza può sembrare facile, ma raga, quel tiro lì vi posso assicurare che non era per nulla facile. Quello sul primo palo potente che ha parato un po' con la gamba, un po' col braccio, e l'addirittura bloccata. Quella lì, secondo me, raga, è una paratona di Handanovic. Secondo tempo, invece, boh, siamo scesi in campo. Non so Conte cosa abbia detto ai giocatori negli spogliatoi. Probabilmente li ha presi a bastonate. Perché, davvero, secondo tempo siamo scesi in campo. Subito, 2 minuti. Gol di Young, punizione di Brozovic. Lautaro fa una sponda in mezzo, bellissima. Young al volo, non può praticamente sbagliare davanti a Sirigu. 1-1 e altro gol di Young che davvero stava facendo davvero davvero stava facendo molto bene Young. Mi sta davvero piacendo, a parte quella scazzatura anche lui col Sassuolo che è entrato e ha fatto solo danni, però per il resto ha sempre giocato bene e mi sembra che quello di ieri sera sia già il terzo gol con l'Inter, mi sembra di sì. Poi 2 minuti più tardi, 51esimo, è arrivato anche il primo gol con la maglia nerazzurra di Diego Godin del Flaco su un altro assist di Sanchez. E davvero anche ieri sera Sanchez, per me, raga, Sanchez è quando gioca è quasi sempre il migliore in campo. Perché per quello che dà in campo, davvero è strepitoso. Sanchez si merita assolutamente di essere riscattato. Comunque, primo gol di Godin, siamo passati in vantaggio 2-1 per noi, partita che poi è stata chiusa da un gol fortunoso di Lautaro. Finalmente Lautaro è arrivato al gol, finalmente ieri sera Lautaro se lo meritava, Lautaro ieri sera, perché anche ieri sera Lautaro una prestazione sontuosa ieri sera da Lautaro. Comunque dai due attaccanti ieri sera tanta roba, sia Sanchez che Lautaro. Lautaro finalmente
trovato il gol. Nel mezzo, tra il secondo e il terzo gol, ci siamo stati un po' fortunati perché, no, forse attraverso è arrivata dopo, attraverso di Belotti. Non mi ricordo se è arrivata prima del 3-1 o dopo. Mi sembra dopo, perché prima del 3-1 invece è arrivata l'occasione di Verdi con Handanovic, che è uscito un po' in ritardo, però poi ha rimediato con una gran parata. Ma raga, per il resto della partita si è. Il Torino è davvero una squadraccia. Cioè, non me ne vogliate, tifosi del Torino, ma davvero il Toro è una squadraccia. La squadra in sé, devi vederne i singoli, secondo me non è male, ma davvero come messa in campo, proprio senza idee, una squadra buttata lì. Torino è davvero, boh. Non me lo spiego come faccio a essere così tanto comunque scarso, raga, perché dai, è scarso il Toro. Cioè, io non me lo aspetto così scarso una squadra come il Torino, che è lì a lottare per la salvezza. Comunque, non sono problemi nostri. Problema nostro, raga. Problema nostro, sapete già di cosa sto parlando. Ha un nome e anche un cognome. Christian Eriksen. Ieri sera, ennesima bocciatura di Conte ad Eriksen. Ormai, raga, è palese, ce l'abbiamo davanti agli occhi. Non si tratta più di ma si deve ambientare e arriva dalla Premier League. No, raga, no. Perché è già la terza partita di fila che Conte preferisce Borja Valero. Borja Valero. Che con tutto rispetto, per Borja. Tutto rispetto per Borja, anche ieri ha fatto una signora partita. Comunque, corre dall'anima in campo, però. Eriksen, Borja Valero. Tra i due, forse meglio Eriksen, però forse un pochettino. È evidente, raga, che c'è un problema. Conte non voleva Eriksen. La dirigenza gliel'ha preso per 20 milioni, ma Conte non lo voleva. Non se ne fa nulla, perché davvero lo butta sempre alla fine per dargli giusto il contentino dei 10 minuti finali, perché anche ieri sera è sceso in campo all'84esimo, a 6 minuti dalla fine. Un giocatore come Christian Eriksen, che è sempre stato titolarissimo nel Tottenham, in Premier League, uno dei migliori trequartisti al mondo, nei top 5, secondo me, trequartisti al mondo. È arrivato a giocare nella finale di Champions League. E deve vedersi davanti. Cioè, deve vedersi. Deve fare la panchina, porca valer. C'è qualche problema, raga. Spero che si risolvano. Perché davvero, a me continuarlo a vedere in panchina uno come Eriksen, sinceramente, raga, mi girano i coglioni. Ve lo dico proprio sincero, papale papale, mi girano un po' i coglioni a vedere Eriksen in panchina. Perché sappiamo tutti che è un fuoriclasse e che è forte. Ovviamente, raga, sempre con tutto rispetto per Borja, che sta giocando bene. Però, raga, dai, non possiamo paragonare Borja Valero ad Eriksen. Poi che il lavoro che svolgono i due in campo è diverso e Borja Valero ormai molto probabilmente, anzi senza molto probabilmente, è un dato di fatto che rende di più Borja Valero per il modulo di Conte rispetto ad Eriksen. Però, raga, sono un po' dispiaciuto per Eriksen perché eravamo tutti stracontenti. Non si vedeva un giocatore come Eriksen dai tempi del triplete, dai tempi di Sneijder, raga, perché alla fine. E vederlo sempre lì in panchina a fare il panchinaro a Borja Valero, a vederlo sempre entrare gli ultimi 10 minuti, un po'. Io mi girano i coglioni, come ci ho detto, però mi fa anche un po' triste questa cosa, perché cavolo, dico abbiamo lì un top player assoluto e lo teniamo sempre in panchina. E vabbè, raga, vabbè. Speriamo che possa arrivare anche il tempo di Eriksen. Magari già giovedì con la SPAL, raga, che non è un impegno chissà cosa, la SPAL, ormai lo SPAL è praticamente retrocessa, non matematicamente, ma ci siamo lì vicino, perché ha perso ancora con il Genoa, per cui la SPAL è completamente, praticamente in Serie B, per cui magari abbiamo una partita un po' più abbordabile rispetto alle ultime. Comunque, raga. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. La live reaction è già uscita, è già fuori sul canale. Andate a vederla perché finalmente abbiamo vinto. Quindi finalmente mi dovete vedere felice perché io mi giro le palle che mi avete visto sempre incazzato in queste ultime 3-4 partite.
per cui live reaction sul canale. Iscrivetevi appunto se ancora non l'avete fatto, un bel commento, un bel mi piace. Seguitemi anche su Instagram come al solito, link qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, amala sempre. Finalmente 3 punti, finalmente secondi, da Inter.